Che cos'è il nome? Scopriamolo insieme. Alla fine di questo video vedremo anche come riconoscerlo in una frase e ti dirò dove puoi scaricare qualche scheda per esercitarti. Iniziamo col dire che il nome è una parola che indica cose, animali, persone. Ecco alcuni esempi di nomi di persona. Marta, alunno, dottore, bambino. Esempi di nomi di animale: topo, mucca, pulcino, gatto. Ecco alcuni nomi di cose: mela, bottiglia, pennello, occhiali, matita. Il nome può essere comune quando indica persone, animali o cose qualsiasi non specificate. Proprio se indica persone, animali o cose ben precise. Ad esempio, nome comune città. Non indico quale, è una città qualsiasi. Nome proprio Torino. Ora ho detto proprio quale città. Nome comune gatto, uno qualsiasi. Nome proprio Ludovica, specifico quale gatta. Nome comune bambina, nome proprio Laura. Ricorda, i nomi propri si scrivono con la lettera maiuscola. Ad esempio, Roma, Marco, Valeria sono nomi propri e vogliono la maiuscola. Il nome può essere singolare quando indica una sola persona, un animale o una cosa. Plurale se indica più di una persona, animale o cosa. Ad esempio, nome singolare, maestra. Plurale, maestre. Nome singolare, ragno. Plurale, ragni. Nome singolare, quaderno. Plurale, quaderni. E poi il nome può essere maschile o femminile. Ad esempio, libro, maschile. Matita, femminile. Gatto, maschile. Gatta, femminile. Oppure cuoco, maschile. Cuoca, femminile. Ora troviamo il nome in una frase. Una macchina sfreccia veloce. Qual è il nome? Macchina, nome comune di cosa, femminile, singolare. Paolo legge un bel libro. Qua abbiamo due nomi. Paolo, nome proprio di persona maschile, e libro, nome comune di cosa, maschile, singolare. Altra frase. Tre cani giocano insieme. Qual è il nome? Cani. Nome comune di animale, maschile, plurale. Se vuoi fare qualche esercizio sul nome, puoi trovare qua sotto nella descrizione del video il link del mio sito con schede in PDF e attività sul quaderno. E se vuoi imparare l'italiano in modo facile e divertente, ti invito a iscriverti al canale Maestra Ilaria e attivare la campanella per sapere quando pubblico nuovi video. Ciao, a presto!